un'applicazione per, diciamo, cercare di fermare la pandemia. Si chiama Immuni. Sì. Che non confondo con qualche altra parola. No. Lei cosa ne pensa? È ottima. L'ha già scaricata? No. E allora come fa a dire che è ottima? Ma non decido io cosa scaricare. E chi decide? È il caso, io guardo quello che ho scaricato, non ho visto niente. Non sai. Quindi devo informarmi, penso che lo farò attraverso la stampa e attraverso internet, come si fa normalmente. La tua percezione su questa applicazione? Io ho qualche dubbio sulla privacy, però se dovesse essere quella che risolve la situazione, ben venga, siamo qua. L'applicazione Immuni? No. Non la scarichi? Penso di sì, non lo so. Applicazione Immuni, l'hai scaricata? Non ancora, lo farò presto. Applicazione Immuni, l'hai scaricata? No. Pensi di scaricarla? Mai, perché ho il telefono. Immuni? Non ancora. Pensi di scaricarla? Non lo so. Sono ancora in un punto di un forse. Allora, le interviste che avete visto le avevamo registrate qualche settimana fa, quando l'applicazione Immuni era attiva solo in 4 regioni d'Italia: la Liguria, il Molise, Puglia e l'Abruzzo praticamente. Da oggi 15 giugno, è attiva in tutta Italia. Allora, a parte gli interventi che avete sentito, in questi giorni ho sentito un po' di gente e devo dire che purtroppo la maggior parte delle persone a cui ho chiesto se aveva scaricato Immuni, se pensava di scaricarla, mi hanno dato delle risposte spesso prive di qualsiasi fondamento, lo dico con tutto rispetto di chi mi ha risposto. Ecco, allora, se permettete, io penso che sia invece una cosa importante su cui pensare. Ecco, allora, innanzitutto sappiate che questa applicazione è open source. Cosa vuol dire open source? Vuol dire fonte aperta. Vuol dire che chiunque, ovviamente che ne abbia le capacità, può prendere questa applicazione, può verificare cosa fa e cosa non fa. Tutte le altre applicazioni, a cominciare da WhatsApp, piuttosto che Facebook, piuttosto che altre, non sono open source, ma quindi non sappiamo esattamente cosa fanno. Ecco. Poi, tutte le altre applicazioni che noi scarichiamo, io utilizzo, sapete, tantissimo WhatsApp, piuttosto che Facebook e che altre, ci geolocalizzano, okay? Gli diamo noi il consenso, ok? E quindi, oltre ad avere i dati nostri, perché hanno tutta una serie di dati, anche andando la nostra geolocalizzazione. Quindi, in un certo senso, noi siamo, tra virgolette, marcati dalle applicazioni che scarichiamo. L'altro giorno mi è arrivata una mail di Google Map che mi dava tutti gli spostamenti che ho fatto il mese scorso. E a me va bene, perché ho potuto anche così ricordare alcuni passaggi ed è un'utilità. Però, in un certo senso, siamo sotto il grande fratello di tutte queste applicazioni. L'applicazione Immuni non ti geolocalizza e non dai nessun dato, cioè tu praticamente la scarichi, una volta che è scaricata tu non metti il nome, metti solo la provincia, che è un dato che viene dato, ma potrebbe scrivere invece del Veneto, potrebbe scrivere che sta in Sicilia per esempio, ma comunque chi la scarica, chi la usa, deve cercare di fare le cose in una certa maniera. Una volta che è scaricata non si deve fare niente. Che cosa succede? Quando una persona che ha già scaricato Immuni si accorge purtroppo che è positiva, perché non so, ha un sospetto, ha i sintomi, è andato a fare il famoso tampone, si accorge di essere positiva, cosa fa? Può chiamare col suo telefono il Servizio Sanitario Nazionale e dà, senza dare assolutamente il nome, quindi non ha nessun obbligo di niente, dà il codice che cambia in continuazione all'interno dell'applicazione. In quel caso la sua applicazione viene attivata e manderà delle notifiche a tutti quelli che negli ultimi 15 giorni erano stati a una distanza inferiore ai 2 metri per più di un quarto d'ora. Quindi cosa succede? Mettiamo che domani mattina io l'ho scaricata, mettiamo che tra una settimana mi viene la febbre alta, vado in ospedale, mi controllano, salta fuori che sono positivo. Io telefono alla Servizio Sanitario Nazionale, loro non sanno chi sono, gli do il codice che c'è sul telefonino, è un codice che cambia. Il Servizio Sanitario Nazionale da remoto attiva l'applicazione, e quindi cosa succede? Che tutte le persone che sono entrate in contatto con me inferiore ai 2 metri, a una distanza inferiore ai 2 metri e per più di 15 minuti, gli arriva una notifica che dice né con chi né di dove, ma dice guarda che tu una settimana fa sei stato a meno di 2 metri con una persona che è risultata positiva. Vai a farti controllare, oppure tu stesso, e ripeto, non hai nessun obbligo, sai che sei stato esposto a una persona potenzialmente positiva e quindi puoi porre delle precauzioni. Ecco, allora voglio dire, stiamo vivendo un'epoca
assolutamente nuova. Ci dobbiamo proprio adesso, ieri c'è stato appunto il presidente Zaia che dal 15 praticamente del prossimo mese verranno tolti tutti i limiti, quindi possiamo per fortuna godere di una ritrovata libertà, ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché questa pandemia che almeno in Italia sembra, diciamo, per fortuna andare verso, diciamo, all'esaurimento, qualcuno ha detto che è, diciamo, tecnicamente morta, diciamo, ma è comunque, questo non significa che non possa ritornare, si parla di si suppone di un eventuale ritorno in autunno, che non è detto, però già dai giornali di oggi c'è notizia che in Cina comunque c'è aumentato un certo numero di casi di ritorno, e comunque, parliamoci chiaro, se questa cosa finisce, anche perché si parla già di avere un vaccino a settembre, ottobre, sembrerebbe che ci sia questa possibilità, ma comunque fra un anno, fra due, fra tre, è possibile che, se non è per il coronavirus, per il Covid-19, magari c'è per qualcos'altro. Quindi cominciare ad avere degli strumenti che ci possono permettere di controbattere un eventuale ritorno di questa pandemia o di un'altra è assolutamente importante, che a mio avviso cerchiamo di farlo. Quindi l'invito che vi do è quello di scaricare questa applicazione, che non venite assolutamente geolocalizzati o vengono presi i vostri dati, ma è uno degli strumenti che ci deve servire per affrontare queste sfide che ormai ci sono. Cioè non possiamo pensare che non possa più ritornare. Se non ritorna più, meglio, ma meglio essere predisposti a affrontare il peggio. Vorrei ricordarvi che i due paesi che hanno affrontato meglio questa pandemia e hanno usato un lockdown proprio minimo sono stati la Corea del Sud e Formosa, Taiwan. Ma perché? Perché loro avevano avuto l'esperienza di anni prima della SARS e quindi avevano già loro questa applicazione, parliamoci chiaro, che quella di quei paesi è obbligatoria, e lì sì che c'è proprio veramente uno scempio della privacy. Questa è un'altra cosa, quindi mi raccomando, mi permetto di dare un consiglio: scaricate questa applicazione, perché comunque che funzionerà o non funzionerà, in questo momento non lo sappiamo. È notizia sempre di questi giorni che in Liguria qualche giorno fa è scattato l'utilizzo perché tre utenti hanno scoperto di essere positivi e l'hanno segnalato al Servizio Sanitario Nazionale, e di lì sono partite le notifiche a quelli che sono stati vicini. È un inizio, sicuramente c'è ancora strada da percorrere, sicuramente ci saranno delle modifiche da fare, ma se non scarichiamo questa applicazione, ovviamente non lo possiamo certamente sapere. Concludo dicendo, mi fa un po' sorridere chi parla appunto che teme per la privacy, e poi anche uno dei signori che avete sentito prima dice: ho qualche dubbio per la privacy, ma quel signore che conosco benissimo naviga tranquillamente su Facebook, quindi non ho capito, su Facebook che non si sa che fine fanno i suoi dati, non ha preoccupazione, mentre per questa applicazione che, ripeto, serve per la salvaguardia della salute pubblica, ha qualche dubbio. Ecco, insomma, penso che ci sia un po' da riflettere, va bene? Grazie dell'attenzione.